A Fano Adriano, terza edizione del premio Giuseppe Zilli per il giornalismo. Cerimonia conclusiva all'eremo dell'Annunziata. Sei giornalisti premiati: Anna Zafesova, Nello Rega, Maria Rosaria Lamorgia, Enrico Galletti, Valerio Nicolosi, Lucio Caracciolo. Quanto è importante ricordare una figura come Zilli e tramandarla anche alle nuove generazioni? Beh, sicuramente è un esempio positivo. Le nuove generazioni spero che apprezzino anche gli sforzi che fa un ordine regionale. Io sono venuto qui per questo motivo. Stiamo cercando anche noi di organizzare un premio giornalistico, ma le finanze ci creano qualche problema, quindi nell'ottica della collaborazione è sempre importante seguire questi eventi che, al di là dei corsi formativi, servono anche come elemento aggregante di confronto anche per i non giornalisti, perché nel leggere gli articoli di una persona importante come Zilli, ricordarne la figura, significa confrontarsi anche sulle tematiche attuali. Sì, Zilli è un personaggio che va studiato, va conosciuto, perché è un personaggio che ha fatto di una rivista, Famiglia Cristiana, uno dei più grandi periodici europei, con 2 milioni di diffusione, cose incredibili. Un personaggio importante del giornalismo italiano, nato in questo territorio, che ha anche, come dire, sperimentato sul campo un modo di creare pubblico per una rivista che era una rivista particolare, Famiglia Cristiana, e di allargarla anche a, diciamo, una serie di argomenti che interessavano a un pubblico largo, come si suol dire, generalista. Quindi è importante questo premio, e poi, voglio dire, anche un modo per conoscere e valorizzare un territorio bellissimo che è questo, appunto, di Fano Adriano, del Gran Sasso, del Parco. Che cosa si può pensare di un uomo che ha saputo reinventare un grande giornale come Famiglia Cristiana, facendone, credo in assoluto nella storia del giornalismo italiano, la testata più venduta, con quasi 2 milioni di copie? E a parte questo, essendo una rivista cattolica, è riuscito anche a dargli un approccio laico, aperto, che va sicuramente preservato. Don Zilli è stato un uomo di visione. È stato un uomo che ha capito che l'Italia stava cambiando negli anni 50, era un collaboratore di Don Alberione, il nostro fondatore, il fondatore della Società San Paolo, che è l'editore di Famiglia Cristiana, e dopo gli anni, diciamo a metà degli anni 50, viene fatto direttore in un'Italia che sta vivendo il boom economico e che ha sete di cultura. Lui capisce che Famiglia Cristiana, che fino ad allora era una rivista abbastanza limitata sia come tiratura sia come diffusione, capisce che bisogna cambiare linguaggio, che bisogna imbarcare, mettere dentro le redazioni dei laici, e così diciamo fa fare un salto di qualità a livello di contenuti alla rivista, che arriverà a 2 milioni sotto la sua direzione. Quindi questo è stato un uomo di visione, ed è fa pensare che questo uomo di visione venga da un paese come Fano Adriano, che è un paese, un'alta terra, no? Come si chiama, cioè una terra, diciamo, lontana dai grandi centri. Lui nasce in una famiglia di pastori e diventa pastore di anima attraverso la comunicazione. Per cui per noi paolini, ecco, lui che è un nostro confratello, è un punto di riferimento assoluto. È un premio che coinvolge non solo il territorio di Fano Adriano, ma l'intero territorio della provincia di Teramo. Esportare valori come quelli che ci ha insegnato Don Giuseppe Zilli, appunto al di fuori del nostro territorio, è qualcosa che ci rende veramente felici. La figura di Don Giuseppe Zilli, direttore di Famiglia Cristiana dal 54 all'80, l'anno in cui è venuto a mancare, c'è stato di insegnamento innanzitutto per la sua figura religiosa, ma anche come giornalista.